Per presentarvi molto brevemente, prima di passare la parola ad Agnes, un pochino il sito di Pietragalla, dove veniamo, che cosa facciamo, dove andiamo con questo progetto. Per quelli che non lo sanno, ecco, l'ubicazione di Monte Toretta di Pietragalla, naturalmente nel nord della Basilicata, questo lo sapete tutti perché lì vivete, ma è anche un sito molto importante dell'antica Lucania. La Lucania è questa regione definita dagli antichi scrittori, soprattutto in epoca romana, che comprende oggi grande parte della Basilicata, ma non tutta, una parte della Campania e il nord della Calabria. Questo sito di Monte Toretta si trova dunque nella parte settentrionale della Lucania, in una zona che è veramente all'incrocio sia del Sannio, della Campania al nord e poi della Puglia ad est, e che fa che questo sito si trova sulle ruote, sui percorsi che vanno dal nord al sud ed est ad ovest. Questo sito è dunque molto importante e si sa da lungo tempo, perché c'è una storia di Pietragalla prima del Pietragalla Project. Molto brevemente questa storia si può sintetizzare così: le prime indagini da il direttore del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, Francesco Ranaldi, di cui abbiamo parlato tantissimo nelle precedenti presentazioni che abbiamo fatto del sito. Dopo diciamo 10 anni di scavi, di cantiere scuola, come diceva Ranaldi, e dopo la creazione della soprintendenza della Basilicata nel 64, cominciano a lavorare gli archeologi della soprintendenza con diversi progetti, di nuovo ad Amestiano fino agli scavi preventivi condotti sul terreno da Antonio Bruscella. C'è stato Elisabetta Setari che ha lavorato sulla porta qui, che abbiamo ripreso ad indagare, ma c'è anche le prospezioni geofisiche che Sabrina ha mostrato su una carta di Marcello Tagliente. E poi c'è stato quella breve missione di ricognizione che Agnes Henning, allora all'Università di Heidelberg, ha fatto nel 2011 grazie al sindaco d'allora, Rocco, e ne abbiamo parlato prima. Noi arriviamo in zona prima nel 2015 con un convegno a Pietragalla, ma soprattutto il Pietragalla Project nasce con una mostra inaugurata al Museo Archeologico Provinciale nell'agosto del 2017, e vedete qui il taglio del nastro e la tavola rotonda che c'è stato. Questa mostra indica il nostro desiderio di restituire a tutta la comunità di Pietragalla e la regione, i tesori nascosti per quasi 50 anni nel museo archeologico, e mettere al centro del nostro progetto di ricerca la condivisione dei dati, quello che definisce questa archeologia sostenibile che ci tiene al cuore. E poi
solo per dire quanto questo sito di Pietragalla è importante, è un sito che è unico, a dire la verità, nell'antica Lucania, soprattutto per la durata dell'occupazione umana, che va dal bronzo finale e quasi per tutto il primo millennio avanti Cristo, al di là delle fortificazioni del IV e III secolo che sono ben visibili sul sito, c'è, e quello l'abbiamo riscoperto facendo la mostra, ci sono dei materiali, dei corredi funebri, di tombe dell'VIII e VII secolo, c'è abbastanza ceramica, bellissima ceramica subgeometrica del VI secolo, ci sono delle terrecotte architetturali tardo-arcaiche che mostrano che ci sono degli abitati, delle strutture molto importanti già a quell'epoca sulla collina di Monte Torretta. Poi ci sono due bellissime statuette, ne ho messo una solo qui in diapositiva, statuette di Eracle del V secolo che mostrano, che dimostrano che c'è un luogo di culto su quella collina all'epoca. Poi la cinta muraria e poi abbiamo un sito che è stato occupato fino al II secolo prima ante Cristo, prima di Cristo, cioè anche dopo la cosiddetta romanizzazione della zona, l'arrivo dei romani. Dunque è un sito che ha un'occupazione molto lunga e che ci permette di capire meglio tutte le transizioni che danno senso alla storia della Lucania antica. Avanti per ricordare chi siamo noi nel Pietragalla Project, che è un consorzio, una collaborazione italo-franco-tedesca, e questo dimostra la volontà anche di fare di questo progetto un progetto europeo, e tornerò su questo aggettivo. L'Università di Parigi, Panthéon-Sorbonne, la Humboldt-Universität zu Berlin, la Soprintendenza Archeologica, ma anche l'Università della Basilicata, con la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali, che gioca un ruolo molto importante nella valorizzazione paesaggistica del sito. Ne parlerà Angelo Nolé dopo il Polo Museale Regionale, con il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, ne abbiamo parlato per la mostra, ma anche due laboratori del CNR di Potenza, l'Istituto di Metodologia per l'Analisi Ambientale e l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. Due direttori parleranno dei loro risultati sul campo. Naturalmente il nostro sostegno locale, il Comune di Pietragalla, la Regione Basilicata, l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e poi imprenditori locali che ci portano un aiuto fantastico a questo progetto, la ditta F9 e il nostro amico Marco Di Lieto per la fotografia. Questo definisce il Pietragalla Project e poi qui tre fotografie con i studenti, i ragazzi sul campo, queste due o tre settimane che passiamo ogni anno fino a quest'anno sul campo, qui nel 2017-2018 invecchiamo tutti. E 2019 e sfortunatamente nel 2020 dovremo soddisfarsi solo di uno screenshot di questa conferenza. Monte Torretta è un sito naturale che è cambiato molto nei passi di mezzo secolo.
Qui vedete una fotografia aerea del 64, 64 dove si vede che Monte Torretta è, non so se si dice in italiano, una collina abbastanza appellata dove ci sono solo campi per le colture, ma pochissimi alberi. Alla fine degli anni 80 vedete che la situazione è abbastanza la stessa, ma cambia molto quando arriviamo negli anni 2000. Queste sono le foto dalla F9, dal drone della F9, che mostrano il sito, certo in primavera con una vegetazione tutta verde, ma che mostra gli alberi sono cresciuti tantissimi e danno anche a questo sito un valore paesaggistica molto più felice, ma che porta anche dei disagi. Quello è il sito che dobbiamo affrontare almeno il primo anno, un muro di vegetazione dove non si sa da dove passare. Il problema a Monte Torretta, questo non mi ricordavo, il problema a Monte Torretta è dunque che si deve pulire l'area prima della vegetazione invasiva, prima di poter iniziare ogni tipo di lavoro di ricognizione, e questo ci prende tanto tempo ogni anno, è una vera fatica come lo vedete su queste foto. Alcune foto che mostrano la differenza tra un sito abbandonato e un sito recuperato per scopo di studio archeologico, ma anche per scopo di valorizzazione patrimoniale. Il muro dell'Acropoli, prima e dopo, la cosiddetta Porta Livia, prima e dopo la Polizia, ma è una realtà, una lotta da ricominciare ogni anno. Vedete qui che dopo le pulizie fatte nell'agosto del 2017 c'è stato un incendio, poi la vegetazione è ricresciuta con forza e vigore nella primavera 18, e abbiamo dovuto ricominciare questo lavoro infinito. Non so in quale stato in quello stato è il sito quest'anno, soprattutto che non potremo fare questo lavoro. Allora, in che consiste il nostro lavoro a Pietragalla? Vincenzo l'ha detto, non è uno scavo per motivo dello status giuridico del sito, una proprietà privata. Quello che ci impegniamo a fare è una ricognizione topografica con lo scopo di recuperare dei dati delle vecchie ricerche. Ranaldi, Adamesteanu e tutti gli altri hanno scavato, ma senza pubblicare niente, senza lasciare quasi nessuna documentazione da poter utilizzare per capire bene questo sito. Il nostro obiettivo è dunque, prima, innanzitutto, di cercare di recuperare una stratigrafia, di localizzare dove sono ubicate le indagini degli anni 50, 60 e fino a più recente. Per questo c'è la pulizia sul sito, ma c'è anche un lavoro topografico molto importante che facciamo con la collaborazione di una università tecnica tedesca, pure di Berlino, la Beuth Hochschule für Technik, con la quale Agnes Henning lavora.
facciamo dei rilievi e delle ricostruzioni 3D grazie alla fotogrammetria qui sulle mura dell'Acropoli, e questo è una prima tentativa di ricostruzione fotogrammetrica in 3D di questa parte del muro dell'Acropoli. Altre versioni. Abbiamo fatto l'anno scorso, grazie all'aiuto di Vito Muscio, un rilievo 3D con un altro metodo, quello del laser scanner, che permette di avere una restituzione molto più precisa dei reperti delle strutture archeologiche e sulle quali lavoriamo per il momento. Vito ci mostrerà il risultato del suo lavoro. Grazie ai laboratori del CNR ci sono stati dei rilievi topografici con il drone, qui ne parlerà Nicola Massini, delle ricognizioni geofisiche, sia geoelettriche che georadar, da parte del IMA del CNR, e ne parlerà Enzo Rizzo. Qui l'ubicazione dei sondaggi, delle ricognizioni geofisiche. E poi, come le dicevo, in questa archeologia sostenibile, una parte fondamentale del progetto è il sostegno e l'interesse di tutta la comunità di Pietragalla, con queste visite, con queste conferenze nell'Ola Magna a Pietragalla. Questo ci tiene molto a cuore, perciò abbiamo investito le nostre forze anche sui social network. Abbiamo un conto per il Pietragalla Project su Facebook, abbiamo un conto su Instagram dove mettiamo tutte le foto e tutti i news sul nostro progetto, soprattutto l'estate quando siamo a Pietragalla, ma anche tutto l'anno quando ci sono delle iniziative di promozione, di valorizzazione o di ricerca in corso. Abbiamo questo sito internet pietragallaproject.eu, è un progetto europeo e dunque ha la fine del nome su internet, non in FR o in IT o in DI, ma è un progetto europeo. Fra poco avremo questo progetto tradotto in tutte le lingue del nostro progetto, è quasi pronto, doveva essere pronto per questa serata e invece non lo è, ma potete aspettare ancora, dovrete aspettare ancora alcune settimane. Progetto di valorizzazione con questo Pietragalla Project VR Experience di nostri amici della F9, e anche loro parleranno fra poco. Ecco, dunque lavoriamo con tutti questi strumenti per fare questa ricerca scientifica e questo progetto di valorizzazione. Dove sono i principali settori di indagine? Questa è la pianta del sito di Monte Toretta di Pietragalla con l'Acropoli con tre punti di indagine finora: la Porta Livia, la Porta Marie e quello che chiamiamo la Torre Orientale. Porta Livia ha ricevuto il suo nome grazie alla figlia di Agnes, Livia, che vedete qui, e per la par condicio mia figlia Marie ha dato il suo nome all'altra porta del sito. Non abbiamo ancora un nome per la Torre Orientale, ma cercheremo
di sicuro, e Vincenzo ci aiuterà a trovare un nome per questa torre. Penso che ho finito, sì, il mio lunghissimo intervento.